Good morning youtubers, come promesso video sulla nuova configurazione. Come sapete, qualche tempo fa avevo preventivato di cambiare scheda video per passare quindi ad una 1080, avere un buon boost in FPS e anche nello streaming. Però dopo un paio di giorni, dopo aver preso appunto la 1080, la mia scheda madre decise di lasciarmi a piedi, così sostanzialmente avevo due scelte davanti. La prima era comprare una scheda madre per Ivy Bridge oppure cambiare scheda madre e sostanzialmente dover cambiare il PC in toto. Ho scelto la seconda possibilità e quello che vedete è il risultato. Quindi, che cosa ho deciso di prendere, ragazzuoli? Allora, vi faccio prima una lista rapidissima e poi vi spiego qualcosa di più. La scheda madre è una Tomahawk della MSI B450, il processore è un Ryzen 2600, l'alimentatore un Corsair TX da 650 W semimodulare. Le RAM sono delle DDR4 G-Skill Aegis da 16 GB in totale e infine la scheda video appunto è una 1080 Superclocked delle VGA. Come potete vedere manca qualcosa per concludere la configurazione al 100%, ossia il dissipatore principale per il processore, che però arriverà a breve. Per adesso c'è montato il dissipatore stock di AMD, ma ho già visto che i Ryzen scaldano un pochettino di più rispetto a quello che ero abituato io con Intel, quindi aspetto di avere il dissipatore aftermarket per poter fare un po' di overclock a questo Ryzen. Perché questa scelta di passare a Ryzen? Allora, io prima avevo un i7-3770K che devo dire mi ha portato a fare tutto quello che facevo senza il minimo problema, quindi giocare da dio, streamare, renderizzare senza problemi. Questo Ryzen ha 6 core e 12 thread. I core sono di base a 3.4 GHz che però possono arrivare a 3.9 con il Turbo Boost. L'i7-3770K aveva una frequenza di clock leggermente superiore e poi arrivava sempre con il Turbo Boost a 3.9. Però è un 4 core 8 thread, quindi in sostanza quei due core in più mi aiutano non tanto durante il gioco, perché in game non si nota granché differenza, se devo essere sincero, e ve lo posso tranquillamente dire perché comunque ho provato la 970 anche su questo PC prima di mettere la 1080. Diciamo che dove si nota un po' di più il fatto che abbia due core in più e dei thread in più è quando ad esempio renderizzo un video, perché ci metto meno tempo a farlo e per me ovviamente questo è un bene. Per quanto riguarda la scheda madre, sono stato indeciso tra diverse B450, tra Horus, Asus, ASRock, insomma le ho viste un po' tutte. Poi alla fine, dopo aver letto molti articoli e visto diverse comparative, sono andato sulla Tomahawk di MSI, perché in queste B450 pare essere una delle migliori schede madre sul mercato nella fascia intermedia, soprattutto sul lato delle temperature sul VRAM, e che poi in generale ha assolutamente tutto e anche di più di quello che effettivamente mi serve. La RAM, come ho detto prima, è composta da due banchi da 8 GB di G-Skill Aegis, quindi un totale di 16 GB, sono RAM di DDR4, hanno una frequenza di 3000 MHz e vanno da dio anche se non hanno il dissipatore stock installato. Ma nel caso comunque dovessi accorgermi che hanno bisogno del loro dissipatore, io vedo che ci sono tantissimi dissipatori aftermarket anche per le RAM, tra l'altro alcuni anche illuminati a LED, anche se sinceramente io sono uno di quelli un po' atipici, no? Il gamer atipico che non interessano i LED. A me vedere LED ovunque, avere il PC che sembra un albero di Natale, sinceramente non piace. Però ecco, eventualmente c'è anche questa possibilità. L'alimentatore è un Corsair TX 650 semimodulare, che è un ottimo alimentatore, basta e avanza assolutamente per questa configurazione, anzi forse si poteva prendere anche un 550, però con questo diciamo che sto un po' più tranquillo. La scheda video infine è una 1080 Superclocked di VGA, che ho anche leggermente overclockato con Precision, un programma di quale è possibile eseguire un test, fare quindi un overclock automatico e registrare anche i profili delle ventole per farle attivare quando vogliamo noi e alla velocità che vogliamo noi. A concludere la configurazione, quello che non si vede, c'è un SSD da 250 GB che è Samsung 850 Pro, due hard disk da 1 TB, 5 ventole che ho deciso di mettere 2 in immissione e 3 in estrazione, ed il case è un Corsair Carbide 400C. Come detto prima, appunto, manca il dissipatore per il processore, che arriverà a breve per avere la configurazione proprio completa al 100%, però ecco, già così si capisce.
Quindi, ragazzuoli, questo qui è il mio nuovo PC, spero vi piaccia. Io vi lascio in descrizione i link dei singoli componenti nel caso vi serva prendere spunto. E nel caso foste interessati ad acquistare qualche pezzo di seconda mano, perché magari volete farvi un PC per la prima volta da gaming o fare un piccolo upgrade al vostro PC, ad esempio con le RAM da 16 GB della Corsair che avevo prima o anche con la 970 che avevo prima, potete contattarmi privatamente sulla pagina di Facebook, c'è sempre il link in descrizione, la trovate qua sotto, perché quindi venderò qualche pezzo del PC precedente e sinceramente eventualmente cederli a qualcuno che mi segue o qualcuno con cui ho un legame, in sostanza è qualcosa che a me piace di più, non è una cosa strana, non so se riesco a spiegarmi al 100% perché è abbastanza particolare, mi accorgo che è anche abbastanza stupido, però io preferisco avere a che fare con persone che in qualche modo mi conoscono, hanno un legame con me, piuttosto che dare le mie cose a sconosciuti, quindi nel caso potete farvi avanti in privato. Detto questo, ragazzuoli, questa è la mia configurazione, è una configurazione che per giocare in 1080p, che è il mio target al momento, ad alti FPS e registrare video, portarvi video in maniera più semplice di prima, va benissimo. E detto questo, vi ho tolto la curiosità del PC, fra l'altro era una promessa, quindi giustamente questo video è arrivato, e noi ci vediamo al prossimo video.